Grave incidente con una persona morta e una ferita nella serata di domenica 29 settembre intorno alle 18.30 sulla provinciale 460 all'altezza della rotonda per Rivarossa. Una Fiat Panda per causa ancora da accertare, uscita di strada finendo contro il guardrail, oltrepassandolo e terminando la sua corsa adagiata su un fianco nel fossato adiacente. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco di Bosconero e Volpiano che hanno dovuto estrarre le due persone bloccate all'interno dell'auto. Sul posto sono intervenute anche la Croce Rossa di Rivarolo Canavese, i carabinieri e le di soccorso del 118. Inutili purtroppo i tentativi di salvare un uomo che era sulla vettura, ferita invece la donna che era alla guida e che è stata trasportata all'ospedale di Cirié. Sono in corso gli accertamenti sulle cause del sinistro, disagio al traffico veicolare in tutte le direzioni.